Oggi vediamo come effettuare una ricerca su opacbibliomarchesud.it utilizzando alcuni elementi per semplificarla. Ci posizioniamo nel campo di ricerca, è un campo Google-like, cioè proprio come Google utilizza tutte le parole che inseriamo cercandole in OPAC per trovare tutte le risorse che le contengono entrambe. Per chi conosce gli operatori booleani, la ricerca di default è quindi in AND. Possiamo digitare l'autore, il titolo, l'argomento, la tipologia di risorsa, l'editore, l'anno di pubblicazione, addirittura lo scaffale della biblioteca che ospita la risorsa che stiamo cercando. Questi elementi possono essere utilizzati singolarmente oppure in combinazione. Più elementi utilizziamo, minore sarà il rumore, cioè il numero di risultati della ricerca non pertinenti alla nostra esigenza informativa. Possiamo cercare ad esempio Simenon a San Benedetto, filtriamo per la nostra biblioteca e clicchiamo su cerca. Come possiamo vedere, abbiamo libri su Simenon come il primo che lo contiene nel titolo e libri di Simenon come potete vedere per quelli che seguono. Ci sono poi registrazioni sonore non musicali, quindi audiolibri, testi a stampa, addirittura materiale video. Proviamo a restringere la nostra ricerca. Sappiamo che in Italia Simenon è pubblicato da Adelphi e siamo interessati appunto ai testi a stampa che sono disponibili, quindi inseriamo nel box di ricerca Adelphi, cioè l'editore, la casa editrice. Diamo invio, la nostra ricerca ha adesso dei risultati molto più ristretti, soltanto 31 risorse, 31 libri a stampa in questo caso. Abbiamo seguito con attenzione le uscite, le pubblicazioni di Adelphi fino al 2016. Vogliamo sapere che cosa ha pubblicato la casa editrice di Simenon nel 2017. Quindi inseriamo 2017 come anno di pubblicazione sempre nel box di ricerca Google-like. Diamo l'invio e da 31 siamo passati a 2 risorse. Se avessimo avuto, diciamo così, buona memoria e avessimo appunto saputo che nel titolo di uno dei due testi c'era la parola casa, avremmo potuto addirittura ridurre la nostra ricerca ad una sola risorsa, esattamente il libro che stavamo cercando. Un altro esempio di ricerca in un campo Google-like è ricercare un autore e un argomento. Abbiamo 6 risultati, l'autore come vedete è recalcati, la parola psicologia che avevamo cercato non compare nei titoli, evidentemente perché appunto il sistema ha fatto una ricerca non nel titolo, ma nell'argomento dei libri, trovando comunque questi risultati. Altro esempio di utilizzo di BibliomarchSud per ricercare delle risorse. A scuola ci assegnano la lettura dell'opera teatrale di Pirandello, Il berretto a sonagli. Tutti i nostri amici ci hanno preceduto e le 5 copie che la biblioteca aveva a disposizione in catalogo sono andate già in prestito. Che cosa posso fare? Il berretto a sonagli è un'opera scritta da Pirandello per il teatro. Cercherò in catalogo la disponibilità di una registrazione, di una rappresentazione teatrale di quest'opera per accedere comunque a questa risorsa, tra l'altro nella forma d'arte per la quale era stata concepita. Cercherò quindi l'autore, una parola chiave del titolo, la tipologia di risorsa che sto cercando, in questo caso un DVD. Avvio la ricerca e ho trovato, prodotta dalla RAI, un DVD che contiene la registrazione del teatro di Pirandello, in particolare appunto del nostro Berretto a Sonagli.
Vediamo adesso il modo più pulito, diciamo così, per inserire le parole che ci servono per effettuare la ricerca. Il primo suggerimento che vi diamo in proposito è quello di evitare le cosiddette stop words, cioè preposizioni semplici, parole costituite da una sola lettera, articoli semplici, perché possono ingannare, diciamo così, il motore di ricerca e quindi dare in esito appunto alla vostra ricerca dei risultati non ottimali. Quindi non inseriteli. Se cerchiamo il berretto appunto a sonagli di Pirandello, il titolo contiene un articolo semplice, una preposizione, le ignoreremo e metteremo semplicemente Berretto, Sonagli, Pirandello e troveremo esattamente l'opera che stiamo cercando, ottimizzando il lavoro del motore di ricerca. Altri elementi da ignorare quando si va a compilare il campo di ricerca, i caratteri speciali, il segno di end, le parentesi, i punti esclamativi, meglio non inserirli perché possono, appunto, ripeto, ingannare il motore di ricerca e non consentire lo svolgimento adeguato dell'indagine sull'OPAC. Vi segnaliamo invece utilissimi i caratteri jolly. Il primo è l'asterisco, ci consente di trovare all'interno di OPAC le parole troncate. Stiamo cercando Fahrenheit 451, non ci ricordiamo esattamente come è scritto. Che cosa facciamo? Inseriamo le prime tre lettere del titolo, che sono queste, seguite dall'asterisco e inseriamo anche il numero, questo ce lo ricordiamo. E vedete che il sistema con il carattere jolly dell'asterisco va a trovare tutte le parole che contengono FAH all'interno di una parola e quindi il risultato è questo, quello che d'altra parte stavamo cercando. Possiamo utilizzare l'asterisco anche per completare delle parole che non ricordiamo esattamente. Stiamo cercando ad esempio un libro di Fabio Geda, non ricordiamo, ci ricordiamo che l'aggettivo del nome presente nel titolo era scalza, scalzo, non ci ricordiamo se fosse maschile, femminile, un plurale, un singolare. Basterà mettere scalz e utilizzare il troncamento. In questo modo il sistema può comunque trovare per noi il libro che stavamo cercando. L'altro carattere jolly è il punto interrogativo. Il punto interrogativo sostituisce una lettera all'interno di una parola quando non ci ricordiamo quale utilizzare. Scusate l'esempio stupidissimo, ma ad esempio possiamo scrivere soft, W, punto interrogativo e avviare la ricerca. Come vedete, il sistema ha sostituito il punto interrogativo con la A, che è la lettera appunto corretta per la parola software, per completare la parola software. Vi invitiamo ad utilizzare anche le virgolette, utilissime per le ricerche di parole adiacenti. Facciamo un esempio: sto cercando i libri di De Giovanni. Se inserisco all'interno del campo di ricerca De Giovanni, il sistema cercherà tutte le risorse che nella scheda catalografica presentano il termine De e il termine Giovanni, ovunque questi termini siano. Possono essere distanti in campi diversi, uno nel titolo, uno nell'autore, uno nell'argomento, uno nell'abstract, e quindi i risultati per questo tipo di ricerca sono oltre 1800. C'è molto rumore in questa ricerca, cioè molti elementi che probabilmente non ci interessano. Utilizziamo le virgolette per racchiudere De Giovanni. In questo modo il motore di ricerca va ad individuare nelle schede in OPAC esattamente questo blocco di testo, così come lo abbiamo combinato, cioè De spazio Giovanni. Cerca questo blocco unico. Il risultato, come vedete, è molto diverso. Abbiamo soltanto 37 libri, di cui 20
28, come vediamo qui, sono dell'autore che stiamo cercando, cioè di Maurizio De Giovanni, come potete vedere. Molto utile quindi le virgolette per cercare termini adiacenti. Da ultimo vi suggeriamo di utilizzare quanto più possibile nelle vostre ricerche i filtri. Se cerchiamo Pirandello, ovviamente abbiamo 290 risorse nella nostra biblioteca, utilizziamo i filtri. Posso voler consultare del materiale video. Posso quindi, come in questo caso, accedere ai DVD che abbiamo visto prima, posso volere degli ebook, dei test stampa. La collezione digitale è l'accesso, ad esempio, ad una banca dati. Posso vedere cosa è stato pubblicato in un determinato anno di questo autore. Ci sono anche delle risorse, ad esempio, in tedesco, perché ovviamente Pirandello ha avuto un rapporto privilegiato con la Germania, essendosi laureato in filologia appunto all'Università di Bonn. Ancora EPUB, PDF free e tante altre risorse anche in Rete Indaco. Vi rimando al tutorial dedicato per questa biblioteca digitale, ovviamente. Contiene prevalentemente ebook, materiali video, risorse digitali. Bene, per oggi è tutto. Vi rimando ai prossimi appuntamenti e intanto vi ringrazio per la vostra attenzione. Ciao ciao, a presto!